Sala stampa live, ultimi minuti, abbiamo il rugby ancora da vedere, però insomma ci hanno raggiunto i colleghi dalla redazione che salutiamo, sono tutti attorno al nostro Danilo, eccoli là, adesso tra poco la regia ve li mostrerà, eccoli là, hai visto chi lavora dietro le quinte. C'è Antonietta che ci aspetta perché poi c'è Barbaro con Dimmi che mi ami. Allora, dov'è Antonietta? Ultimi saluti, ultimi auguri dalla redazione. Gli ultimi auguri sono quelli di Alessandra, augurissimi a tutti. Giuseppe, tanti auguri di buone feste a tutti. Che ne pensate di Ia Quinta? Risponderemo l'anno prossimo. No, rispondiamo subito, ah, no, perché Fonso non può andare via senza darci una risposta. Che ne pensi di Ia Quinta? Un giocatore classe 79, va per i 34 assolutamente. Un nome così da spendere sotto l'albero? Ripeto, se è vero che viene Samuele Longo, io sono molto fiducioso. Un ragazzo di ottime qualità. Benissimo. Un nome da spendere sotto l'albero? Ma sono d'accordo col dottor Alfonso Longo e poi smettiamola di parlare di persone che hanno superato una certa età. Anche perché il canale non fa questa politica. Non ha senso. Assolutamente. Non avrebbe senso. Assolutamente. E allora è in postazione il nostro Barbaro, il regalo di Natale con Dimmi che mi ami, e, insomma, l'ha annunciata a casa Plinio e noi come regalo di Natale per tutti i tifosi e gli sportivi siciliani e gli diamo la possibilità di esibirsi qui nello studio Alberto Piglia nel corso di Sala Stampa. Un applauso per il nostro Barbaro con Dimmi che mi ami. We'll be right back.
cuore capirà. Ecco qua, il regalo di Natale di Barbaro a Sala Stampa e a tutti gli amici di Antenna Sicilia con Dimmi che mi ami. In bocca al lupo e buona fortuna, anche buon se Natale. Sei stato già alle selezioni, quelle nazionali, le prime di X Factor. Poi hai provato con Sanremo, ma le porte non si aprono se non hai santi in paradiso, esatto. Caro Barbaro. Buon Natale, Umberto. Buon Natale. Diciamo solo buon Natale, ecco. Buon Natale. Che è meglio, grazie e buon Natale. Anche a te. Grazie anche a tutti i colleghi della redazione.